Salve ragazzi, benvenuti su Opinione di Luzio. E come oggi siamo verso le 21:52 ore locali, il 19 ottobre. La località la darò alla fine. Oggi voglio parlare su un tema che vi riguarda un po' tutti. Perché si è razzisti? Questo è il nostro tema. Sì, questo è quello che mi si pone come problema amletico. Perché qualsiasi persona che io incontro, i miei vicini di casa, i miei coinquilini, le persone che incontro al bar, devono sfociare sempre nella loro dialettica, nel loro dialogo, una forma razzista verso qualcosa, o verso le culture, o verso i gusti sessuali, o verso una diversità di colore di pelle, o verso una diversità magari di posizione sociale, o diversa posizione anche politica, o magari perché anche cose semplici o stupide come guarda te, il mio vicino è un coglione, c'ha la moglie più buona della mia, e quindi creare magari da questo comunque sia una forma razzista nei suoi confronti, di odio, ok? Non canalizzata in maniera tranquilla o armoniosa, ma con frustrazione, con rabbia, insomma, senza che devo tanto a filosofeggiare su questa parola, rabbia alla fine. Allora, cosa voglio dire? Questo parte da tutto, ve lo dicono tanti psicologi, parte da queste congetture mentali, creare delle etichettature sulle persone, da un fatto che non si riconosce in noi stessi le nostre limitatezze, non avere la propria consapevolezza di sé, che magari abbiamo un qualcosa di inferiore rispetto all'altro. Allora magari non vogliamo fare un'indagine introspettiva su noi stessi, creare uno specchio di come siamo fatti noi, di cosa noi non ci accettiamo in noi stessi, di cosa non ci va bene in noi stessi nella nostra quotidianità, nel nostro ambiente familiare, di quello che noi abbiamo scelto come vita per sempre, come moglie, come figli, come lavoro, come ambiente, o luogo in cui vivere, logicamente. Se noi eravamo dei sognatori, dei pensatori, dovevamo fare altro, non dovevamo fare magari l'operaio da catena di montaggio. Se noi eravamo dei bravi artigiani, dovevamo fare l'artigiano e non magari fare l'impiegato d'ufficio. Questa è magari riflessione da fare, perché poi se poi uno nega se stesso quello che magari apprezza in sé, però a livello inconscio, quindi magari se lo tiene chiuso dentro di sé e quindi consciamente accetta in maniera, diciamo, inconsapevole una cosa che comunque sia non gli va di fare, ma l'accetta perché per forzature esterne, poi è normale che comunque sia durante la sua quotidianità tende comunque sia in qualche modo a sfociare questa forzatura che vi ho appena accennato, come con della rabbia, che io la chiamo rabbia, anche se loro non la vedono rabbia, dicendo che il negro puzza, che il negro stupra, dicendo che l'omosessuale porta malattie, che l'omosessuale è disgustoso perché non va contro ai criteri, diciamo, di famiglia cristiana, oppure si odia quello di destra perché quello di destra protegge i ricchi, si odia quello di sinistra perché quello di sinistra fa sempre la propaganda verso i non si sa quali, la gente che non ha voglia di lavorare, o si fa le propagande di qualsiasi altro tipo. Io mi sono stufato, ragazzi, io non so voi, io voglio sentire anche le vostre voci, quello che avete da dire, perché con voi che io voglio dialogare e porre delle riflessioni. Grazie a YouTube abbiamo questa possibilità di dare sfocio alle nostre idee in maniera libera, senza essere in maniera mediatica, in qualche modo canalizzati, forzati, quindi sia a esprimere un'opinione che non è più la nostra, ma è quella che vogliono gli altri per noi, che comunque sia manifestiamo. Allora questo io voglio dire, cerchiamo di argomentare questa cosa. So solo io che vedo questa cosa, questa congettura mentale che la gente si fa, un proprio complesso di inferiorità, nello sfogare forme di razzismo di qualsiasi tipo, dalla più semplicistica, che la moglie è buona del nostro vicino perché è uno sfigato, guarda che cazzo di roba, c'ha la moglie buona perché c'ha i soldi, guarda questo quanto è filibustiero, se l'ha calappiata con qualche modo furbesco, oppure riprendersi col magrebino che lavora in fabbrica, toglie il lavoro a mio figlio, oppure guardare il pensionato che c'ha il doppio lavoro, non se ne sta a casa solo con la pensione. Guardiamolo queste cose, tutto lì, insomma. Di dove parte? Per me parte tutto da un'analisi di se stesso, che uno non si vuol fare, perché analizzare se stessi e farsi e mettersi davanti allo specchio e capirsi, mettersi a nudo davanti alla propria interiorità, al proprio essere, costa fatica, costa sacrificio, costa un grande impegno, perché vuol dire mettere in maniera molto critica quello che si è fatto a monte negli anni, ok? Quindi nessuno ha tanta voglia di farlo. E poi quando uno si parla, andiamo dallo psicologo perché magari ne abbiamo bisogno, la gente ti guarda male anche in questo, eh? C'è una forma di razzismo anche in questo, cioè vai dallo psicologo, ma sei scemo, cioè non ci stai con la testa, sei matto, ti vieni in psichiatria e ti devono ricoverare, cioè vai dallo psicologo, a cosa serve? Cioè sei scemo. Cioè allora ragazzi, parliamo di questa cosa, argomentiamola e voglio sentire la vostra opinione. Come al solito oggi ho scelto la mia cittadina più bella per il mio cuore, che è Senigallia. Arrivederci.